ringraziamento alla Fondazione Matteotti e all'Associazione Saragat Matteotti per l'invito, per l'opportunità di lasciare una testimonianza, un saluto in una ricorrenza così importante, ma soprattutto un ringraziamento a queste due istituzioni perché da anni tengono viva la memoria di Matteotti, non solo il 10 giugno, ma in diverse altre occasioni dell'anno, soprattutto con le scuole. Perché è importante lavorare soprattutto con le nuove generazioni per far conoscere gli insegnamenti, le testimonianze, l'eredità politica, culturale di questo grande pioniere dell'antifascismo e della democrazia e della libertà. Per Nenni Matteotti è stato un punto di riferimento fondamentale per la sua attività politica. Voglio ricordare che già nel 1924, a pochi giorni dalla scoperta del cadavere di Matteotti, uscì un suo libretto di dura condanna al regime per l'assassinio. Ne scrisse poi altri due nel 1926, per i quali otterrà diverse condanne e addirittura il carcere. Quindi non solo per Nenni, ma per tutto l'antifascismo italiano, soprattutto per quello che si ispirava ai valori della democrazia, del socialismo e del riformismo, Matteotti diventa un punto di riferimento politico imprescindibile. Pertanto per migliaia di socialisti italiani che furono costretti a lasciare il nostro paese negli anni 20 e negli anni 30, soprattutto in Francia e in Sud America, Matteotti non sarà mai dimenticato. Lo vediamo nella comunicazione politica, lo vediamo sui giornali dell'antifascismo italiano, lo vediamo nelle manifestazioni, sulle tessere di partito, lo vediamo nelle celebrazioni. Matteotti diventa un punto di riferimento imprescindibile per la lotta politica italiana. E diventerà un punto di riferimento imprescindibile anche nel secondo dopoguerra, quando i socialisti e le forze democratiche antifasciste saranno impegnate nella ricostruzione del nostro paese. Pertanto, ancora oggi, Matteotti è un modello a cui ispirarsi, soprattutto per le nuove generazioni e per coloro che si identificano nei valori e nei principi della nostra Costituzione.